Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. È il 10 agosto di un anno qualunque, è notte, una di quelle con un nome, la notte di San Lorenzo. Sulle spiagge, sui prati, sui tetti delle case, milioni di occhi stanno puntati all'insù. Piccole dita indicano invisibili scie nel buio. Il silenzio è punteggiato di brevi suoni sincopati, bisbigli, sorpresa. Si assiste al gratuito spettacolo delle meteore, graffi che infiammano il cielo, rischiarandolo come candele che attraversano un mantello di velluto scuro. Così rapidamente si incendiano, così rapidamente bruciano e si estinguono nel nulla, per sempre dimenticate. Lasciano dentro di noi un'emozione istantanea che presto sarà sostituita, come gli artisti e le canzoni che abbiamo amato per un momento e che quello successivo non esistevano già più. Oggi il crononauta naviga fra le meteore, anno dopo anno, canzone dopo canzone, lampo dopo buio, come una raffica di scatti col flash. Mettetevi comodi, inizia Polaroid. 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 Istantanee di storia della musica. ...1979, Los Angeles. La signorina Halperin ha solo 19 anni, frequenta il college e ha un fidanzato che piace a mamma e papà. Il suo cuore, però, batte per Doug, uno spiantato che suona la chitarra in quel gruppo di capelloni senza futuro. Lo incontra di nascosto, spesso senza preavviso, come quel pomeriggio che lei indossa solo un paio di jeans e una canottiera bianca. È stretta e attillata e lascia intravedere due capezzoli piccoli e duri come mirtilli. Doug vuole farle una foto, vuole metterla sulla copertina del primo album della sua band, perché per lei ha scritto una canzone che porta il suo nome. La sua Sharona. Intanto in Italia. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. 1980, New York City. È il primo minuto dopo la mezzanotte del 1 agosto 1981. All'ultimo piano del One Astor Plaza di Times Square, gli amministratori delegati di Warner e American Express osservano su torri di televisori il lancio dello Space Shuttle Columbia. Quando all'improvviso si accendono le luci e John Luck esclama al microfono: Ladies and gentlemen, rock and roll! È la nascita di MTV, il canale musicale che rimpiazzerà le canzoni con i clip, il video che ucciderà le star della radio. E sugli schermi, al posto dello shuttle, viene trasmessa questa. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Oh, oh, oh. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the problems you could see. Nel frattempo in Italia. ...1987. Esistono brani capaci di tornarci in mente dopo soltanto pochissime note. Per Elisa. Per Elisa. Sweet Child of Mine, We Will Rock You, La Donna Cannone e naturalmente moltissimi altri. Bastano appena quattro note e il nostro cuore si apre, il nostro cervello riavvia la macchina dei ricordi e il sangue comincia a scorrere più forte. Quattro note, non ci credete? Facciamo un esperimento, prendiamo queste quattro. Visto? Bastano quattro note e avete già visualizzato un'epoca. Non c'è stato nemmeno bisogno di dire Europe, The Final Countdown. It's the final countdown.
Contemporaneamente, in Italia, gente di mare che se ne va. 1989, l'Olympia Stadium di Monaco di Baviera è pieno in ogni ordine di posti. Si affrontano la squadra di casa, i tedeschi del Bayern, contro gli italiani del Napoli. Ecco entrare in campo per il riscaldamento la stella indiscussa della formazione partenopea, il giocatore più forte del mondo, Diego Armando Maradona. Le casse dello stadio diffondono le note di un successo pop austriaco di qualche anno fa, mentre il pibe inizia a palleggiare. Ma cosa sta facendo? Balla! Il numero 10 argentino palleggia mentre balla a tempo di musica. È uno spettacolo sensazionale, indimenticabile, così indimenticabile che se cerchi su YouTube Live is Life, prima ti esce Maradona e poi gli autori della canzone, gli Opus. In Italia, intanto, facciamo tutti dai passi, facciamo la grande tribù, non siamo tanto diversi, dai prova a farlo anche tu. 1992, Svezia. In ogni lingua del mondo esiste una parola per descrivere le ragazze che passano da un uomo all'altro, che vanno posandosi di fiore in fiore, come api in cerca di polline. Tra tutte le definizioni, la più caratteristica è senza dubbio quella usata dai romani, che chiamano questo tipo di ragazza sarta, nel senso che sarta dan cazzo a un altro. Anche se il concetto è simile, gli Ace of Base lo avevano raccontato con un pelo di classe in più. Invece, in Italia, dimmi perché piangi di felicità e perché non mangi, ora non mi va. 1993, Krista, Shonna e Wanda abitano insieme, suonano insieme e scopano insieme. Sono giovani, carine, lesbiche e aspettano Linda, la cantante, fuori da un locale di San Francisco. È lì che si devono esibire per la prima volta verso le 6, davanti a un gruppetto di hipster, bevitori di birra dopo il lavoro e bariste annoiate con la cicca in bocca. Solo che sono le 5:05 e Linda non è ancora arrivata, cazzo. Però arriva qualcos'altro, anticipato da un sibilo, seguito da un tremore, un sussulto, le strade che si sollevano, i vetri che si rompono. È un terremoto, un cazzo di terremoto, proprio il giorno del loro debutto. E tutti si guardano in faccia e dicono: oh, che cazzo sta succedendo? Hey, what's going on? Contemporaneamente, in Italia, buena muchacha, aquí estoy. Y lo que te gusta a ti. ¡Era mía! 1997. E adesso è il momento della classifica delle canzoni più fastidiose di tutti i tempi, a cura di Rolling Stone. Alla posizione numero 3 troviamo China Girl del Duca Bianco David Bowie. Alla numero 2, Stop Whispering dei Radiohead. E alla posizione numero 1, con ben 10 settimane di permanenza, la canzone più fastidiosa della settimana è di nuovo Stop Thumping di quei cazzi mosci dei Chumbawamba. Contemporaneamente, in Italia, Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua, mi chiedi perché
l'amo se niente più mi dà. Forse non tutti siamo nati per lasciare un segno. Forse non tutti scriveremo la storia. Ma la vita è fatta anche di questo: di muri che sfidano il tempo e di notti a guardare le stelle. E di notti a guardare le stelle. Al prossimo scatto di Polaroid.